Eliana, intervista sui colori dell'anima, è il titolo del libro scritto dal giornalista Franco Genzale, presentato nel Teatro Comunale di Mirabella e Clano davanti ad una platea di eccezione. Il libro è strutturato sul modello racconto e intervista. Genzale, decano del giornalismo irpino, rivela i vari colori dell'anima di Eliana Petrizzi, artista di Montoro che ha riscosso notevole successo con la sua pittura a livello internazionale. Genzale confessa di aver subito il fascino artistico di Eliana dopo una mostra al Victor Hugo di Avellino per la sua arte caratterizzata dall'ineffabile ambiguità. Nel racconto della sua vita ritroviamo noi stessi in tante cose. Per quanto riguarda l'Irpini in modo particolare si ritrova anche questo attaccamento forte di Eliana alle radici. Lei non è mai voluta andare via da Montoro. E ha dimostrato come, anche stando a Montoro, può esprimere un valore culturale universale come la pittura. Credo che sia un ottimo esempio per i tanti giovani che lasciano l'Irpinia, che sono costretti a lasciare l'Irpinia e che magari hanno voglia e desiderio di tornare. Eliana traccia un percorso, credo che sia un percorso da seguire. Più che l'artista, in questo libro intervista sono stato spinto dalla curiosità per tentare di capire che cosa ci fosse nell'animo dell'artista e da dove nascessero quei colori che uno che se ne intende d'arte, che è Vittorio Sgarbi, ha definito colori ambigui. Ha parlato di una ambiguità di Eliana che si può capire e interpretare soltanto conoscendola bene. L'artista Eliana Petrizzi, stimata per il suo lavoro anche dagli addetti al mestiere come il critico Vittorio Sgarbi, spiega il modo in cui Genzale abbia saputo indagare nel suo animo e quale sia il contenuto comunicativo della sua pittura. Direi che l'autore è stato bravo a sviscerare la mia persona. Perché? Qual è lo stato d'animo che emerge? Ma non è uno stato d'animo, il libro in realtà è un racconto piuttosto variegato di numerosi aspetti. Franco ha indagato la mia formazione, la mia vita privata, il mio rapporto con il mondo che mi circonda, la mia visione dell'arte, le mie prospettive e anche molti aspetti che riguardano riflessioni che riguardano tutti, non è un libro strettamente personale. La sua pittura è classica, apprezzata tanto anche da Sgarbi, qual è appunto il commento che le può dare? Sgarbi? Beh, Sgarbi è stato uno dei pochi critici che ha scritto parole chiare sul mio lavoro, perché sai, i critici a volte parlano di se stessi e poco dell'artista di cui dovrebbero parlare. Sgarbi ha accolto bene quello che stasera ha detto il professore Anzalone, cioè ha accolto nel mio lavoro quelle che lui chiama le ragioni del cuore. In realtà le ragioni del cuore è un'espressione che si riferisce a quello che è l'arte in genere, cioè una forma di conoscenza emozionale, paradossalmente. Conoscere le cose non attraverso un percorso di cultura o di nozioni, ma attraverso l'istinto della sensazione, credo volesse dire questo. Lei che cosa vuole comunicare attraverso la sua pittura? Beh, è una domanda difficile. Io comunico sicuramente la mia inquietudine, questo è qualcosa che si legge chiaramente nel mio lavoro e cerco di condividere questa inquietudine affinché l'inquietudine sia di stimolo alla ricerca nella vita, alla ricerca di se stessi, alla ricerca di risposte alle domande che ci accompagnano e che spesso ci affliggono. Plaude alla collaborazione tra Genzale e Petrizzi il filosofo Luigi Anzalone, il quale ha relazionato su un libro che sta riscuotendo molto successo. Anzalone, dopo il saluto istituzionale del sindaco Capone e dell'assessore alla cultura Vietri, spiega i canoni della pittura di Petrizzi e le forme tormentate che vengono proposte. Intanto noi ci troviamo di fronte ad una felice collaborazione tra un grande artista e un grande giornalista. Ed è venuto fuori un libro che si fa leggere di un fiato, un libro attraverso il quale davvero si entra in contatto con una personalità notevole dell'arte contemporanea, anche se si tratta di una nostra conterranea, questo non deve servire a sminuirla ma a valorizzarla. In questa artista, in Eliana, si condensano varie suggestioni di carattere pittorico, dai fiamminghi all'espressionismo, anche persino quello astratto più contemporaneo, fino diciamo, alla pittura metafisica. Può sorprendere che tenda a ritrarre l'anima una pittrice che ha dipinto parecchi nudi e parecchi paesaggi, ma in realtà se si osserva con intelligenza
si vede come Eliana ricerchi nel nudo l'interiorità, le espressioni più profonde, anche più tormentate, anche quelle meno belle, anche quelle più nascoste, più ombrate, più dolenti della psiche.